ci troviamo nella postazione di controllo del ROV a bordo dell'Astrea e la prima cosa che salta agli occhi è il monitor su cui vediamo quello che viene inquadrato dal ROV sott'acqua, per cui è l'informazione utile sia a chi pilota il ROV per capire che cosa deve fare, sia al personale scientifico che può indicare di andare magari a fare degli approfondimenti su alcuni elementi che si trovano nell'immagine. A questo è collegato la parte del sonar che ci permette di vedere oltre lo sguardo e quindi prevedere o trovare qualcosa da andare a investigare in più. Abbiamo il sistema di posizionamento subacqueo che permette sia a noi personale scientifico che al comandante di operare l'imbarcazione rispetto alla posizione del ROV per essere sempre in prossimità ed evitare di allontanarsi troppo, e questa informazione è utile anche al sistema di navigazione cartografico su cui viene riportata una mappa di massima dell'area di interesse ed è possibile pianificare delle rotte, dei transetti durante la navigazione.